sesto, settimo Danner di Vado Riù, sono anche il presidente della FIA. Questa palestra GKG, gruppo sportivo Girardi, pratichiamo lo stile Vado Riù. Pratichiamo sia il kata che il kumite. E la palestra è orientata sul karate sportivo, però senza trascurare quelli che sono i caratteri peculiari, tradizionali, culturali del karate tradizionale. Ci muoviamo gli agonisti, è una palestra che riscuote, che ha avuto diversi successi anche in campo italiano, abbiamo anche dei campioni del mondo juniores, insomma dei ragazzi che danno lustro a questa società e alla FIAM in generale. Siamo molto orgogliosi di appartenere a questo gruppo che è nato da, e mi riferisco alla FIAM, è nato da un gruppo di amici che poi nel tempo hanno voluto portare avanti un discorso che nelle precedenti esperienze non era stato possibile sviluppare. Facciamo un karate basato sul rapporto di amicizia reciproco, sulla correttezza per quello riguarda anche lo svolgimento delle gare, sul coinvolgimento dei genitori, sul coinvolgimento delle famiglie, senza trascurare le fasce più giovani e le fasce comunque meno fortunate. Abbiamo organizzato anche dei campionati italiani per portatori di sindrome di Down, che cercheremo di portare anche in attività che svolgeremo all'estero. Siamo affiliati alla WKC, World Karate Confederation, per quello che riguarda l'attività internazionale, e partecipiamo sia come club che come federazione. Sportiva, una specialità è il kata, adesso possiamo vedere il kata 1 di karate di base, Binan Yondan, eseguito da Sara. Visto un kata di base, invece vedremo adesso un kata superiore eseguito da Leonardo, si chiama Unsu, è un kata che presenta una serie di difficoltà, compresa una fase acrobatica, è un kata diciamo abbastanza difficile. Unsu! Thank you.
l'esercizio che vediamo adesso è una forma di riscaldamento, di preparazione per il combattimento sportivo, quindi è una fase successiva a quello che è il riscaldamento di base, è un movimento molto fluido di tecniche in combinazioni rapide che serve a scaldare un po' tutti i distretti muscolari che poi vengono impegnati nel combattimento sportivo. È come se nella Formula 1 fosse il giro di prova iniziale. Thank you.